È in atto una guerra globale, è in atto una guerra mondiale. La Sicilia ha un ruolo strategico enorme perché dalle basi siciliane partono costantemente gli aerei senza pilota che eseguono le operazioni di guerra direttamente. Dalla Sicilia vengono movimentate tonnellate di sistemi d'arma, gli uomini che dagli Stati Uniti nel loro viaggio intercontinentale devono raggiungere il continente africano o il Medio Oriente. In Sicilia ci sono buona parte delle postazioni radar, delle postazioni di telecomunicazione che hanno il compito di coordinare sia a livello satellitare, sia con le comunicazioni, con le portaerei, con i sottomarini a capacità e propulsione nucleare che imbarcano decine di testate di missili a testata nucleare, di fatto sono operativi pienamente e sono la grande minaccia di guerra globale e anche nucleare a livello planetario. Allora, il MUOS, i lavori in quanto tali sono completati, hanno già fatto le prime sperimentazioni di accensione del sistema. Però questo non significa che il sistema sia operativo. Il sistema, per diventare operativo, ha bisogno sia del pieno funzionamento dei 4 terminali terrestri, di cui uno in Sicilia, gli altri 3, uno in Asia, uno in Oceania e uno negli Stati Uniti, ma soprattutto dei 5 satelliti geostazionari. Sino a questo momento ne sono stati lanciati soltanto 2, per cui ancora c'è il tempo. Il progetto è enormemente in ritardo proprio perché è un progetto che ha avuto tutta una serie di limiti tecnici e questo ha consentito anche al complesso militare industriale di lucrarci, perché a ogni problema battono cassa al Pentagono e ricevono ulteriori finanziamenti, per cui c'è ancora il tempo di potenziare la battaglia. Ci sono 2 fatti nuovi. Il primo fatto nuovo è che il 25 novembre il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo dovrà decidere sulla legittimità delle autorizzazioni concesse alla Regione Siciliana per effettuare i lavori. Noi siamo ottimisti, gli avvocati del movimento No MUOS, dei comitati No MUOS, degli enti locali ottimista, non fosse altro che il TAR aveva dato una perizia a un ingegnere della Facoltà La Sapienza di Roma che ha confermato tout court quelle che erano le nostre impressioni e le valutazioni del Politecnico di Torino, che è il perito del movimento, che ha dimostrato la totale insostenibilità ambientale, i pericoli enormi per la salute e la sicurezza delle popolazioni e soprattutto, questo rincara la dose La Sapienza di Roma, per la sicurezza del traffico aereo civile in buona parte dello spazio aereo siciliano, particolarmente incidente su 3 grandi aeroporti: l'aeroporto di Comiso, l'aeroporto che è stato aperto meno di un anno fa, tra l'altro con un enorme investimento finanziario dell'Unione Europea, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa, che è il terzo scalo a livello nazionale come volume di traffico annuale, e anche quello di Sigonella, che tra l'altro è un aeroporto militare importantissimo dove ci sono i droni e l'atterraggio e il decollo dei droni sono degli elementi pericolosissimi, per cui a questo si aggiunge anche gli effetti elettromagnetismo che farebbe impazzire i sistemi. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto, finalmente l'Unione Europea che dopo una serie di interrogazioni aveva sempre detto che non poteva intervenire su questa vicenda, proprio qualche giorno fa su un'interrogazione di un europarlamentare di 5 Stelle che ha posto il problema dell'inquinamento delle falde idriche della base di Niscemi, che il movimento, i comitati No MUOS avevamo denunciato per anni, proprio perché avevamo provato che erano state sversate enormi quantità di idrocarburi nelle falde acquifere, o peggio ancora di bromato, che è un componente chimico che gli americani utilizzano per rendere potabile l'acqua interna. C'è stato un incidente particolarmente 2 anni fa con una quantità 10 volte superiore ai termini previsti dalla legge, sia a Niscemi che alla base di Sigonella. L'Unione Europea ha detto di non conoscere, di non essere a conoscenza di questo fatto, ma se veramente ci fossero stati questi sversamenti di queste quantità che sono al di fuori delle cose, l'Unione Europea interverrebbe anche e inizierebbe anche a sanzionare, perché la base di Niscemi, questo è il grande paradosso di questa vicenda, è una base militare che incide all'interno di una riserva naturale, un'area SIC, cioè un'area protetta dalle normative europee, nazionali e regionali, per cui di fatto è una violazione che si somma a un'ulteriore violazione. Sono fatti nuovi che in questo senso ci incoraggiano a continuare la lotta, tra l'altro
proprio in questi giorni c'è un'assemblea in corso a Niscemi per programmare tutte le iniziative di mobilitazione prima del 25 novembre. Abbiamo già una data a ridosso per un grande sciopero cittadino che dica no a questo progetto e imponga immediato smantellamento delle grandi antenne del MUOS e ponga il problema dello smantellamento delle 46 antenne che incidono in quell'area da 20 anni, che sono antenne che coprono tutti i range elettromagnetici, dalle bassissime frequenze alle altissime frequenze, e che evidentemente hanno rappresentato un enorme impatto violentissimo sulla salute delle popolazioni. Sicuramente la Sicilia ha un ruolo geostrategico naturale, è nel cuore del Mediterraneo e a un'ora e mezza di viaggio dai principali scacchieri di guerra. Ovviamente dal 1943, da quando ci fu lo sbarco degli alleati in quell'anno, gli Stati Uniti e poi la NATO hanno consolidato una serie di alleanze politiche, geopolitiche e militari che consentono innanzitutto il controllo sociale, che consentono una fabbrica di consenso e che gli permettono di avere quegli strumenti anche di repressione militare che non siano quelle classiche delle forze di polizia o dell'arma dei carabinieri. Ovviamente le organizzazioni criminali, la mafia, hanno avuto un ruolo determinante per garantirsi l'ordine pubblico alle forze armate americane, per poter avere il consenso, per poter avere anche le classi dirigenti succube, silenziose e collaborative. Ovviamente a questo, considerato che sono stati fatti investimenti di milioni e milioni di euro per la presenza delle forze armate americane e per il rafforzamento delle basi, ovviamente il principale interlocutore sono state le società di costruzione, le società di servizio, direttamente o indirettamente collegate alle organizzazioni di Cosa Nostra. In questo rapporto di DOUT-DES io ti do gli appalti, io ti do la gestione dei servizi, io ti do risorse finanziarie, tu devi garantire il controllo dell'ordine pubblico, devi garantire che ci sia la pax sociale, e se ci sono disturbatori della pax sociale puoi intervenire. Non è un caso che molti degli omicidi selettivi che sono sviluppati in questi anni, l'omicidio di Piola Torre, segretario del Partito Comunista, principale oppositore di questa campagna contro l'installazione dei missili cruise a Comiso, un giornalista come Giuseppe Fava che aveva colto il nesso processi di militarizzazione e processi di accumulazione mafiosa, gli omicidi selettivi dei sindacalisti, la grande strage di Portella della Ginestra che rappresenta la prima strage di Stato in Italia, che apre una fase nuova, che blocca le sinistre in Italia e consolida poi il potere democristiano e dunque poi la firma strategica prima del 49 del patto atlantico, nel 54 l'accordo bilaterale alle basi, ovviamente sono, la Sicilia è stato il laboratorio sperimentale di questa alleanza e dell'uso della criminalità organizzata della mafia come attore per sparare sui sindacalisti, sparare sui giornalisti, sparare sui politici, garantendosi di fatto l'ordine pubblico. Per cui poi le alternative per molti dei siciliani sono stati o il silenzio o l'emigrazione forzata.